Una domenica particolare, arbitrare ragazzi di tutto il mondo che fuggono dalle guerre e dalla fame rende il calcio un'esperienza sociale indimenticabile, anche se si indossa la casacca nera dell'arbitro di calcio. La cosa bella di venire qui è appunto fare gruppo con tutte le altre persone, conoscere un sacco di altre realtà, confrontarsi e migliorarsi continuamente. La cosa bella di arbitrare un mini torneo a tre squadre come abbiamo fatto oggi è vedere come questi ragazzi hanno voglia di giocare, non si preoccupano dei falli, si stringono la mano e vanno avanti, perché per loro l'importante è divertirsi. E questo è lo spirito WISP, divertirsi per tutti. Non è la prima volta che partecipo a queste finali nazionali, però è la prima volta che ho il piacere e l'onore di essere chiamato a dirigere un incontro di questo genere. Quindi tutti i ragazzi migrati, rifugiati politici, sicuramente hanno uno spirito e un approccio anche diverso da tutte le altre gare che abitualmente siamo abituati a dirigere. Un'altra cosa personale, penso di dirlo a nome di tutto il gruppo che rappresento, un numeroso gruppo di amici, devo dire, in cui c'è una sana concorrenza, ma tanta amicizia e tanta voglia di conoscersi e di scambiare proprie esperienze, è che arbitrare una partita del genere ti dà delle sensazioni e delle emozioni diverse rispetto anche ad arbitrare una finale qui alle manifestazioni nazionali piuttosto che nei nostri territori. Ho il compito, l'onore appunto di dirigere questo gruppo molto numeroso di arbitri che sono stati convocati a questa importantissima manifestazione, anzi la manifestazione per noi la più importante, e quindi è quella che ci impegna maggiormente per la preparazione. Il settore arbitrale si presenta con una squadra molto numerosa, infatti abbiamo ben 23 arbitri di calcio 11, altrettanti arbitri di calcio 5 e 14 arbitri di calcio a 7, e questo la dice lunga su come la nostra associazione creda in queste finali nazionali. Abbiamo anche un nutrito numero di osservatori che hanno il compito di aiutare i ragazzi nell'importante compito dell'arbitraggio e di anche farli tornare i propri comitati con un qualcosa in più da poter poi trasmettere e trasferire ai loro formatori e territoriali e regionali. Nel corso della nostra formazione, in quanto ogni mattina i ragazzi sono partecipi di queste riunioni tecniche, non dimentichiamo mai di citare la mission, che è quella della WISP, dell'importanza appunto dell'agonismo, del sano agonismo, ma anche e soprattutto i dettami della nostra associazione che sono quelli relativi allo sport per tutti, e quindi di dare la possibilità a chi anche meno dotato atleticamente di divertirsi e di poter giocare in partite all'insegna della massima disponibilità a partecipare, a giocare, ma senza poi sfociare nella violenza che è bandita in ogni forma dalla nostra associazione. Anche dal punto di vista della formazione abbiamo comunque lavorato parecchio, non solo dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto dal punto di vista della preparazione mentale alla gara, e appunto per far sì che la figura dell'arbitro WISP a 360 gradi non sia solo ed esclusivamente una preparazione tecnica ma anche una preparazione mentale che fa sì di poter formare un arbitro anche ai nostri livelli amatoriali, che ormai a livello amatoriale richiede comunque una professionalità che prima probabilmente non era richiesta.